Oh, addio, vado nel sole. Ai, accidenti al sapone, come pizzica. Ai, gli occhi, l'asciugamano. Dov'è la valigia? L'ho messa qui. Ma che è? Portinaio!
Giuseppe mio, Giuseppe! Giuseppe! Datemi Giuseppe! Senta, bello, coraggio! Giuseppe! Senta, bella, senta. Dove sei andato, Giuseppe? Era tanto buono. Giuseppe. Un uomo d'oro! Che ti direbbe? Che perdita! Era veramente una persona eccezionale, non le pare? Ma, non so. Perché, non lo conosceva? Sì, sì, lo conoscevo. Ma come si fa a dirlo? Ma guardi che questo era un puro. Ma come si fa a riconoscere la purezza di un uomo? Come sarebbe? Quanti uomini, solo perché ricoperti da un abito di rispettabilità, vengono considerati puri? Ci sono anche uomini che potrebbero mostrarsi fisicamente nudi e rimanere puri. Però se ne incontriamo uno per strada, diciamo che è un pazzo. Una volta io ho conosciuto un uomo d'onore. Yes. Cha 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 cha. I don't know, sir. Cha 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 cha. I don't think so, sir. Cha 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 cha. I can tell you now. Cha 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 cha. Oh yes. Bye bye. Sì, mo me freghi. Chi era Federichino? Niente, gli americani dei tranquillanti. Cercano di fare i dritti. Ma sai, Fefe, che mi dispiace che non combini mai niente con quegli americani lì? Ho una voglia matta di andare a New York. Una visitina da Tiffany! Cia 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 cia. Amore, hai perso la collana di perle. No, Fefe, perché? Perché secondo me tu l'hai persa, tesoro. Ma no, che idea, guarda! Eccola! Ah, e questa allora che è? Ma, non so. Sarà una mia vecchia collana. Il cassetto è chiuso a chiave. Questa non apre. La chiave ce l'hai tu? No, deve essere quella che ci siamo persi tanto tempo fa. O tanto, se vuoi, domani chiamo il fabbro. Che fai? Prova ad aprire, da bambino mi bastava una forcina. Era uno scassinatore formidabile, sai. Andiamo, Federico! Mi rovini tutto il trumò, scusa! E smettila! Che tono. Mi sembri un po' nervosa, Che c'è? Non vuoi che apra il cassetto? Ma no, figurati. A me mi fa un baffo. Chi se ne frega, per me aprilo pure. Soltanto trovo sciocco rovinare i mobili, ecco. Va bene, smetto. Non c'è bisogno di prendersela tanto. E invece no. Non mi persuadi. Ho la strana sensazione che in quel cassetto ci sia qualche cosa che tu non mi vuoi far vedere. E se non me la vuoi far vedere, io la voglio vedere. Fefe! Scusa, cara, ma sono curioso. Insomma, sei proprio deciso ad aprire. No, è che la mattina se non rompo un trumo non mi diverto. E allora, caro, ecco la chiave. Ah. Lo vedi? Lo sapevo. Ho sentito le antennine che vibravano. Scusa, se la metafora è un po' pesante. Ma questi sono gioielli. Che cosa pensavi di trovarci, Fefe? Le lettere dei miei amanti? Spiacente di averti deluso. Emanuela, io mi sto sentendo male, sai. Parla! Federico, ti supplico non alzare la voce. Regalati, lo capisci da te, non è possibile. Comprati, no, i miei conti li conosci benissimo, quindi... E quindi? Quindi li ho presi, no? Mi sembra così chiaro, scusa. Ma come chiaro? Ma come presi? Dove? Ma un po' qui, un po' lì. Ma qui un po' lì? Ma come un po' qui un po' lì? Dove l'hai presi? A chi l'hai presi? Un po' tutte, amore. La Maria Luigia, la Marchesa Rossetti, Mrs. Roland, Rondelli Fria, un po' tutte. Rondelli Fria. Oddio, non ci credo. Oddio, non è possibile. L'hai rubati. Li ho presi. Sei una ladra. Ma no, Federico, non è una questione di lucro, sono tutti lì, non vedi?
Emanuela, ti prego. Emanuela, ti scongiuro, cerca di farmi capire. Perché? Guarda, Federico, senti, non cominciare a fare il pignolo con il perché, sai. Non lo so, li ho presi e basta. L'hai presi e basta? Ma... No? No! Ma come l'hai presi e basta? L'hai presi con la cariola! Guarda qui, è una cassettata di roba! Ma da quanto tempo è? Saranno circa 3 anni. Da 3 anni? Rubata 3 anni la bambina, guarda, guarda. Anche i soldi. Hai rubato anche i soldi. No, i soldi non li rubo. Ah, non li rubi? No. E com'è che... Quelli vengono dalle lettere anonime. Dalle lettere anonime? Ah, scriviamo. Ah, fai ricatti, fai. Oddio, mi sento male. Ecco lo stomaco. Federico. Oddio, lo stomaco. Federichino. Hai lo stomaco. Ah, ecco, lo sapevo che non mi avresti capita. Fefè. Federico, amore. Fefè, Fefè, lo sapevo amore, hai fatto lo sbrufolo, diventi nervoso e poi ti viene la gastrite. Quando è cominciato? Mi annoiavo. Ah, ti annoiavi? Ma che uno si mette a rubare per noia? E le altre signore che si annoiano come fanno? Non lo so, forse non vanno d'accordo col marito. Ma io e te ci vogliamo tanto bene, tutto così sereno, tranquillo, ma annoiavo. Vabbè, ma dico, le altre signore che si annoiano hanno delle reazioni normali, fanno un viaggio, aprono una boutique, che ne so, si fanno un amante. Ci ho provato. Ah, perché sono pure cornuto. No, ci ho provato, ma mica l'ho fatto. Mi annoiava. Meno male. E poi non è la mia natura, lo sai, ti amo, sono una donna onesta. Salve il particolare che da 3 anni rubi ai tuoi amici, ma se ti scoprono sai quanti anni sono di galera? E qui so almeno 20 anni. Tu capisci che adesso li dovrò restituire agli amici, spiegare, scusate tanto, li ha presi mia moglie, s'annoiava. Io che ho sempre odiato lo scandalo, finire sulla bocca di tutti. Io non ti capisco mica. Scusa, sai, adesso loro non lo sanno, sei tu che glielo vuoi dire, non glielo dire e basta. Ma io glielo devo dire! Cioè, ma che mi metto a parlare con te, che hai perso ogni senso dell'onore? Cosa vuoi capire tu di queste cose? Ma tu guarda se quel cretino di Rolando risponde. Pronto. Ah, è lei, Rolando, che c'è? Ma che vuole, Mascetti? Va bene, me lo passi. Sì, sono io, Mascetti, mi dica. Non lo so, arriverò fra una mezz'ora. Che notizie dalla fabbrica? Gli operai non riprendono a lavorare. E le condizioni? Va bene, Mascetti, a questo punto mi conviene accettare. Io devo fare le spedizioni a Berlino, a Lione. Mi costa molto di più. Mascetti, faccio uno spostamento di capitale dalla fabbrica di Damasco. La rivoluzione in Siria. Ma la miseria, se uno non può stare mai tranquillo. Va bene, Mascetti, mi aspetti, vengo subito. Amore, ma che succede? La rivoluzione in Siria. Ci hanno bloccato i fondi. Mi raccomando, io scappo, tu non ti muovere. E perché? Ma come perché? Potrebbero seguirti, pedinarti. Ma scusa, amore, io oggi devo andare a fare la partita dalla Maria Luigia. Ma che Luigia? Partita? Che Maria Luigia? Rubi, vuoi fare la partita. Ma manca ruba mazzo. Fa un solitario, che è meglio, eh. Un solitario non mi diverte. Che faccio qui oggi tutta sola? Per oggi da noi. Fai meno danno. Proprio venire. Federico aveva fissato un impegno a mia insaputa. Buonasera, dottore. Buonasera, Rolando, ciao. Se mi fosse permesso esprimere il mio punto di vista, vorrei dire che... No, non lo puoi esprimere, Rolando, vada pure, poi la chiamo io. Fai un po' presto che mi serve il telefono. Senti, Marius, io devo proprio andare. Però ascolta, cercate di arrangiarvi per oggi, poi tanto la quarta la trovate. Domani... Dai un po'. Pronto, Marius? Dai, non ti ho rotto io, dai qui. Ma che furia, amore. Grazie. Come va? Malissimo. Pronto, signorina, mi chiami New York, ENG 4752. Me la faccio urgentissima.
Senta, inoltre aspettavo una telefonata da Berlino, me la passi invece a questo numero. 37 35 69. Guarda qui, tutto aperto. E vabbè, tanto ormai. Ma come tanto ormai? Con Rolando in giro? Rolando non ha mai toccato niente. Grazie, signorina. Hai mangiato, Fefè? E dove mangiavo? Alla Banca del Lavoro? Eh? Alla Banca d'America? Al Vaticano? Oppure in borsa? Maledetti. Con tutti i soldi che si sono fatti con me. Niente. Senti, tesoro, perché non ti fai preparare da Rolando qui una colazioncella volante tipo la mia? No, no. Una stracciatellina, non so, un po' di... Ma te vuoi stare zitta? Che devo pensare? No, scusa. Pronto? Sì, Berlino, me lo passi, grazie. Guten Abend, lieber Freund. Ja, ich bin es, ja. Ja. So, was sagt es mit wegen den Aktien? Nix? Wieso? Warum? Ja, attenter Gott. Das Geschäft interessiert ihn nicht? Attenter Gott. Warum? Wieso? Attenter Gott, va in cucina con gioielli, acchiappalo. No, Balcone? No, non dicevo a lei. Meine Frau, spiegherate, mitem kata. Vieni qui subito, sai? Esist, Sir Bringen. Non mi fa arrabbiare, Bacchi. Geben Sie mir Bescheid. Do, sai, oggi? Bacchi. Answer definitive nine. Per favore, yeah, dai subito gli orecchini alla collana alla mamma. Obviously. Sei un maschietto, tu sai, sei anche ridicolo con quella roba lì. Bacconi, ridai gioielli alla mamma. Ecco, bravo, così. Ecco, bravo. Federichino, ma che cosa è successo? Amore, se ci sono guai, non ti preoccupare. Io vendo i quadri, le pellicce. Ma che pellicce, siamo rovinati. Hai detto rovinati? Ma proprio rovinati, proprio la miseria? Va bene, amore, non fare quella faccia, sono cose che succedono. Vorrà dire che l'affronteremo insieme, la miseria. La miseria? E che ne sai tu della miseria? Sei cresciuto a burro e zucchero nei collegi svizzeri con i soldi di papà? Figurati. Una che ruba per la noia. Uff, quanto sei antipatico. Ti fissi con le scemenze in un momento così grave. Invece volevo dire che va bene. Tenteremo di far fronte. Poi vendiamo tutto. Se non ci riusciamo, pazienza. Non importa, amore. Vivremo da poveri. Ce ne sono tanti di poveri. Scusa, non sono più poveri che ricchi. Vorrà dire che ci arrangeremo. In una pensioncina, una camera mobiliata, una mansardina. Eh già, mansardina. Tu vedi a Boheme con le scene di Zeffirelli. Ma che ne sai che è una camera ammobiliata? Io lo so. Lo squallore, la puzza dei cavoli. D'inverno la fila col cappotto sul pigiama ad aspettare davanti al vader. Anzi no, scusa, davanti al cesso, perché quello è proprio un cesso. Che anzi una mattina mi sembrò di aver aspettato un po' meno. Dissi, oh, cominciamo a organizzarci, eh? Stamattina ci siamo spicciati. Mi senti rispondere no, è che stamattina manca il ragioniere. Stanotte si è ammazzato col gas. La mansardina. Altro che mansardina. Qui bisogna annaffiare la minestra a corsecchio. Per due giorni mi va tutto per aria. Vabbè, Fefè, ma hai sempre fatto tanti favori a tutti. Qualcuno ti aiuterà. Ma chi ti aiuta? Qui se ti possono affogare, ti affogano. Quando ho preso la prima rappresentanza di farmaceutici in Inghilterra, se non mi sbrigavo a parlare l'inglese, già mi avevano fatto fuori. Dopo tutta una giornata di lavoro, mettete a fare tutta la notte The Dog on My Father is White. The dog, the, con la lingua fra i denti e la testa che ti casca dal sonno. Va bene, Fefè, ma ormai l'inglese lo conosci? Vorrà dire che se proprio dovesse succedere, io ti rimarrò vicino nella sventura e ci rifaremo una vita onestamente. Senti chi mi parla di onestà. Guarda, guarda, no perché dico ti fossi accontentata di uno, nella follia si potrebbe anche capire, sai, una volta, per ammazzare la noia, un'emozione. Ma guarda quanti sono, guarda, anelli, bracciali, non so quante collane. Sono 16 collane, 20 paio di orecchini più braccialetti. Eh già, che però valgono mezzo miliardo. Chi viene al party domani sera? Già che noi, anche il party. Senti, vogliamo rimandarlo? Ma no, ti ho chiesto solo chi viene. Mrs. Roland, la Marchesa Rossetti, due americani, rondelli free a Mulghe. Sua eccellenza Magli viene? Sì, sì, con la signora, i soliti più o meno. Bisognava mettere sugli inviti. È di rigore l'abito da sera. Ma tesoro, scusa, che gusto c'è vedere gli uomini in smoking? Ma chi se ne frega dello smoking? Pensavo solo alle acconciature delle signore. Federico, mi sembri un matto? Che cosa ti importa se il signore venga in lungo o in corto? Federico non penserà ai gioielli delle signore.
È orribile, orribile. È orribile. Hai ragione, Bubi, hai ragione. Ho perso proprio la testa. Ma come mi è venuto questo pensiero? Eh già, perché ho pensato che con un miliardo potevo arginare per due giorni. Hai visto, Bubi? Lo vedi, Bubi, come bisogna essere forti in questi momenti? Poi tu mi conosci, io non gliela farei mai, per carità. Per carità, meglio la miseria che il disonore. Sì, va bene, Bubi. Ricominceremo tutto da capo. Mi troverò un impiego. Pensa a dover ricominciare con una rappresentanza. Se vuoi mi trovo un posto anch'io, amore. Ma la cosa che più mi dispiace è che devi diventare brutta. Ma come brutta? Perché si diventa brutti, amore. I poveri diventano brutti. Niente parrucchiere, niente macchiaggi, niente vestiti. Ingrasserai coi baffi e i peli sulle gambe. Perché i baffi? Perché non potrai continuare a fare le cerette, sono cose che costano e noi dovremmo risparmiare su tutto. Ah, ma se per questo sono contenta, fanno un male, vorrà dire che userò le tue lamette vecchie. Continuerai a farti la barba, no? Non lo so, non lo so, sarà dura. È tutta una vita da rifare, sai. E io ti starò vicina, amore. La fila col cappotto davanti al gabinetto. Ma vedrai che ce la faremo. Emanuela? Sì. Ma com'è che non t'hanno mai scoperta te? Perché mi fai questa domanda, amore? Perché mi sa tanto che io non gliela faccio. Ma come non ce la fai, Fefè? Non ce la faccio, amore, non gliela faccio. Io ho già fatto, non voglio rifare. Io ho faticato troppo, voglio sta caldo, comodo. Poi magna bene. Io non mi voglio mica ammazzare col gas come ragioniere, sa. E poi non mi sento neanche tanto bene. A me se mi levi il massaggetto la mattina sono uomo finito. Ma amore! Lo so, Pupi, lo so, è orribile. Io ci ho pensato seriamente. New York, New York. Noi due ce ne dobbiamo andare a New York. Dov'è la lista degli invitati? Nel trumo. Perché, amore? Cosa vuoi fare? Zitta, zitta, non mi ci far pensare. Solo l'idea che mentre sto parlando con Sua Eccellenza, tu magari stai sfilando la collana alla moglie e mi viene la gastrite. Tanto io non gliela sfilo. Come non gliela sfili? Mi vergogno. Te vergogni? Rubi da 3 anni, te vergogni proprio adesso. Ma è diverso con te che mi guardi, mi secca e poi sono sicura che ti metti a ridere. Ma se è un favore che ti chiedo io, mi metti a ridere? Io morirò dalla paura, dall'angoscia che già mi trema lo stomaco. Dove sta? Rondelli fria. Ecco, già mi comincia la gastrite. Amore, prova a fare lo sbrufoletto. Non mi via adesso. Tu non puoi nemmeno immaginare quello che soffrirò. Pensa se non la reggo. Allora non facciamolo. No, casomai con una scusa io me ne vado a letto e tu continui da sola. Pronto? Sono il segretario di Casapoli. Vorrei fare una comunicazione alla signora. Emanuela? Ma tu sei brava davvero. Sono bravissima. Sai come faccio? Aspetta. No, prego, Emanuela. Almeno risparmiami i particolari. Però, Fefè, come sei incoerente con tutte le storie che hai fatto sull'onore. Emanuela mia, l'onore è un lusso. Pronto? Sì? Rondelli fria? No, signora. Volevo soltanto comunicare che per il party di domani è di rigore l'abito da sera. Gran gala, signora. È molto importante. Abito lungo, gioielli e tutto. Anzi, se mi permette un consiglio, indossi la sua parure migliore, non se ne pentirà. Prego, signora. Portinaio! Portinaio! Delle signore devono essere costretti a venire a piedi, veramente una cosa senza senso. Buonasera, buonasera. Sì,
Prego, prego. Di nuovo buonasera. Arrivederci. Grazie. Commendatore, non faccia capricci. Non si preoccupi. Grazie, grazie mille, grazie. Buonasera, signora. E se ha bisogno di me, mi telefoni pure. A me può dire, professore, come l'ha trovato? Bene, è solo vecchio e non vuole essere vecchio. Si ridiventa bambini, perché la vecchiaia è strana. Se le raccontassi... Ma lo sa che una volta un vecchio lanciatore di coltelli... Giuda gli è sempre un gran bel cartellone. Ostrulla, Sadurnia, di vigliasso un canchero. Vieni, o che tu aspetti? Arrivo, Giudice, mi arrivo. È che la roba è pesante, eh? È che tu sei vecchia. Una volta con la gamba di legno ci facevi le pirolette, ci facevi. Ora non ti ci reggi manco più un piede. E che con l'umidità mi si sveglia l'artrite alla gamba buona. Ma tanto che fretta c'è? Comunque, se non si approfitta di quest'ora che i tonietti vanno a fare il bando in paese, quando è che si prova? Non voglio mica fa brutta figura domani sera, sai. Ma se proviamo tutto bene, brutta figura non si fa. Non l'ha nemmeno guardata. E guardalo, l'infallibile Vorgas. Attrazione internazionale, signori e signori, brutti bastardi. Non vedo l'ora di ritrovarmi in pista, orco diavolaccio. La vista si è trovata loro. E tu, brutta crollaccia, non ci credevi. Troviamo un portierato, troviamo un portierato. Le date a proprio annacquate il cervello. Portierato io. Vacci tu a fare la portiera, che tiene l'ali vola. Oh, ma che ti sei seduto? Non cominci a fare la sfaticata, vai, cominci a montare la sagoma. E che? Io ne volevo parlare un po', non ne possiamo ragionare un po', eh? Ho che ragioni, tanto gli ho sempre ragione io. Te l'avevo detto e sarebbero venuti i ginocchioni a supplicare l'infallibile Morgas. Sì, e se a questi qua non gli moriva il prestigiatore? Ma perché ti credi che li trovano tutti i giorni artisti come noi, eh? Con 40 anni di trionfi su tutte le viste del mondo. Certo, anche il circo gli ha i suoi alti e bassi, ma è nella bufera e bisogna tener duro. Non mi pareva mille anni e non li toccavo i miei coltellacci. Ora gli tolgo la ruzzine e domani sera spacco un quattro anche i peli del Tonietti, spacco. Vabbè, vabbè, però mi devi promettere che adesso, prima della prova, andiamo per gli occhiali, eh? Gli occhiali? Saturnia, non farmi perdere tempo con codeste scempiaggini, sai. E chi ci vuole? Facciamo un salto qui in paese e tu ti fai gli occhiali nuovi. Ma perché mi dovrei cambiare l'occhiale? Ma come perché? Perché tu non ci vedi più tanto bene. Non ci vedo. Non ci vedo io. Ma io ci vedo benissimo, brutta vigliacca e tonzarro. Decido del fegato perché sei quercia, eh? E tu mi vuoi denigrare proprio nel mio lavoro, eh? Non ci vedo bene. E io domani sera il numero te lo fossi del sociale, figuratelo un po'. Oh, davvero, davvero, questa scempia mi fa perdere il lume. Ti ho detto, monta subito la sacoma, se non battere subito, capito? Amore, ecco, mo ti è venuta la tosse. Amore, mi non strillare, non ti arrabbia, che ti fa male. Lo sai, piuttosto mio, non ti devi nervosire. E chi è che mi fa innervosire, brutta cacaveleno? Come sei diventato permaloso, amore mio. Come l'altra sera all'osteria, che io per brindare ti ho detto salute. E tu mi hai buttato tutto il bicchiere di vino in faccia, come se ti avessi detto crepa. Pare che io parlo per farti arrabbiare. Ti si compra chi non ti conosce. A me mi dispiace quando ti arrabbi, sai. E allora non hai sensibilità, perché offendi? Se parlo degli occhiali, non ti devi offendere. Tu lo sai che sei sempre stato il mio eroe. Per carità, io lo dico per te. Perché poi come va a finire? Come ad Asmara? Che gli è Asmara? Che c'entra Asmara ora? Asmara, non ti ricordi? Per farlo spiritoso hai voluto fare il numero senza occhiali. E beh... Ma come, amore? Hai voluto fare il numero senza occhiali e mi hai preso proprio alla gamba, con quello che costavano le gambe di legno. Ok, tu sei esagerata. Intanto sono andato da quel mobiliere amico e invece dell'arto artificiale gli è pure antiestetico, ti ci mise quella bella gamba tornita di Cantù che gli era una bellezza. Tanto è vero che si disse peccato, ora c'è quella bora che disturba. Che tu non te lo ricordi, ma gli avevi le gambe storte, gli avevi prima. E invece con quella bella gamba barocchetta tirata al lucido prendesti tutto un sapore, un'aria avventurosa. Piacevi di più anche agli uomini. Non te lo ricordi che a Reggio Calabria ti chiamavano la Corsara? No, non te lo ricordi, eh? Eh no, amore, Corsara mi ci chiamavano mica per la gamba di legno. Mi ci chiamavano per la penna che mi dovetti mettere sull'occhio.
Ma sì, quella sera che tu eri un po' stanco e per tirarti sul morale mi dicesti: bevo un goccetto, poi ti faccio vedere io. Proprio così mi dicesti: ti faccio vedere io. Non l'avessi mai detto, ma acchiappasti proprio all'occhio. Che va a insinuare o che mi rappresenta questo discorso? Cominci a tirar fuori i costumi invece di usare quella linguaccia o montri da carne. No, 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 amore mio, niente, niente. È che una gamba, e vabbè, qualche stuccatura, e si fa avanti lo stesso. Insomma, uno può anche bastare. L'orecchio... Ma quello fu colpa tua, voglio negare che ti piglio. Ma come mi... Fosti tu a muoverti mentre tiravo. E se non mi muovevo mentre tiravi, non starei più a fare questo discorso. Perché quella volta a Fucicchio, per fare il numero con la sinistra, a momenti mi facevi secca. Ma chi lo dice? Se tu fossi stata fermo come dovevi, non succedeva nulla. Perché io sono un grande tiratore, capito, cretina? E va bene. Tu sei un grande tiratore, e allora gli occhiali cambiali per me, è un capriccio di donna. Lo vedi se è una vipera? Lo vedi se è una serpe e sta cercando di avvelenarmi? E gli ero tanto contento, mi sentivo tutto in palla. E mi si sfrigge il sangue al pensiero che domani si scende in pista. E tu ti metti a sparger veleno, ti metti. Ma no, amore, no, non fare così. Perché? Che ho detto? Io davvero lo penso che sei un grande tiratore. Magari non hai più proprio la mano ferma di quando avevi 20 anni. Ma io dico, amore, quando bene bene mi hai presa l'altro occhio? Non so, cieca. E chi ti segue più? E se mi prendi all'altra gamba, come ti seguo io? In carriola? Ah, t'è uscito finalmente il rospo, eh? Tu te c'ha paura? Eccola com'è. La mano, l'occhiale, tu te c'ha paura, Saturnia? Se tu sei invecchiata boia di un cane, altro che io. Appena visti i coltelli ha cominciato a dare i numeri. Tu ti si fa sotto dalla paura. Ma guarda che con me hai sbagliato, sai. Perché, la son 80 anni e ti sopporto, Ma ora basta, sai. Bello maiale. O tu ti rendi conto che per il numero quanto tu mi sei ripreso? Ma io ti mando al diavolo, sai. La mi trovo una bella partner, giovane, fresca, con la sua bella coscia di fuori e le sue belle poppe di fuori che mi ci chiama anche il pubblico. Coraggioso è tutto. Ha capito? Posso pure scomparire. Ma voglio proprio vedere dove la trovi, la partner con le poppe di fuori. Ti preoccupare, me la trovo io, che son vecchio ma sono ancora gagliardo. E con la ragazza ancora ci sa fare in borga, sai. Vai, vai via, non mi toccare. Vado retro, sai. Se vecchia brutta sciancata non mi diventi anche cagona, mi diventi. Oh, se non ha fiducia, vattene via subito, capito? Non mi fa perdere tempo, io domani sera voglio mica fa brutta figura, sai. E proviamo, proviamo, madonna mia. Pare che io non voglio provare, Pietruccio, io sono pronta, scusa. Voglio ad una scalavacca. Non c'è bisogno che tu diventi nervoso, la sagoma già l'ho montata, no? E allora, San Gennaro mio. San Gennaro, ora si riattacca con San Gennaro. T'ho detto mille volte, un tiramballo di tu santi personali, capito? Io sono devoto a San Genesio, quindi d'altri con me un si raciuna. Ma San Gennaro è un santo importante. E se mi raccomando a lui anche per te, è meglio, no? Amore mio, Cominciamo con le raccomandazioni, non ho bisogno di nessuno io. Ma ne tengo bisogno io. E allora tanto più, è meglio che cambi protettore. Perché con quel San Gennaro lì, in tant'anni di sedota, non ti ha mai fatto la grazia farti trovare 10 lire in terra. E quello, come me la faceva la grazia, scusa? Io lo prego e tu lo insulti, Ma sta zitta, strulla, per fare un miracolo l'anno gli ci vuole una caterva in pregazioni. Come santo, gli è proprio un dilettante. Se gli ero padre eterno io, manco che Rubino lo facevo. Parla, sa, parla. Fortuna che San Gennaro è santo, non è permaloso, se no, davvero, davvero. Giusto, ce n'ha poco e fallo essere pure permaloso. Zitto, zitto, zitto. Mannaggia. San Gennaro. Io ce la levo e la faccia giallo dalla roulotte. Ci metto San Genesio, che gli è un santo serio. Non fosse altro, protegge gli artisti. Se vuole quello di far ricrescere anche la gamba matta e senza darsi tant'arie. Dagliela la piuma col diadema. Nel sacco, al solito posto. Fortuna che San Gennaro lo sa, ma tu, Pedruccio, vedi di un carattere, scherzi sempre. Bello, amore mio, così bello, ma dentro in fissa così, mi sembri l'arcangelo Gabriele. Invece di tante sciabate, vedi di fermarmi? Mi sei incastrato un piede, porco diavolaccio. Ma questa entrata a volo non ti sembra poco pericolosa? E come mi presento? Come un imbecille mi presento. L'entrata l'ho sempre fatta al volo e al volo voglio entrare, a rischio di rompermi il collo. Amore, mi aiuti?
A cosa? A mettermi reggibetto. E cosa ti reggi, non ha più nulla? Sei tutta panza, ti ci vorrebbe un sottopanza, come i cavalli. E la di sto cencio è sempre una dignosa, non togliere il turbante. Non c'è più, amore, l'abbiamo venduto a Barletta. Reggi seno. Credi di essere una trottolina, credi? Vieni. O che gli è sta schifezza? O che tu ha fatto in testa? Perduti i capelli? Ma come, amore, non ti ricordi? Sono tutti colpi di striscio. È il quarto coltello, no? Quello che ti risembra basso. Ma sei sicura? Non mi racconta il frottole, chissà come te la sei fatta il lavoro. E come me la sono fatta? E che sono stati belle rosse? È il quarto coltello, io te lo dicevo sempre. Basta, ho capito, Duzzola. Col quarto coltello s'alzerà il portiere e via. Piuttosto cosa ci si mette domani sera su quella testaccia? E adesso che qualche cosa mi arrangio. Se tu mi permettessi di tagliare un pezzetto del mantello tuo, mi farei un turbantino. Il mio mantello non si tocca. Vabbè, vabbè, non lo tocco, non lo tocco. Me lo faccio con la fusciacca. Vado che non ti innervosisci, amore mio. Si vede proprio che bachiti cominciano a mangiare il cervello. Piuttosto vedi di darmi una bella lucidata alle medaglie. Certo, certo, amore mio, cioè, ci penso io. Te le faccio lucide, lucide, lucide. Quando sono belle. Bei tempi, orca vacca, guarda come sono ridotte. Ti ricordi? Me la diede questa. Ah, in Abissinia, me la diede quel moretto, parente dei Les Lassie. Come si chiamava? Gli era un rasso anche lui. Gli era un parente stretto, come si chiamava? Immeruca Calleo, mi ricordo. Come se mi ricordo, amore, ci stava pure la moglie, nera nera. Tenevela nella al naso, ma era molto gentile, una vera signora. Bei tempi, 1936, mi pare. Quelli che cominciassi a non vederci più tanto bene. La rituzzola, boia, Don Giuda Bucca. Fu la prima volta che mi acchiappassi, ecco qui. Tengo ancora la chic. Allora, questa fu la volta di Cefalù. Eccola qui, amore mio, questa qua lunga. Senti, Pietro, ma almeno una pulitina agli occhiali non ce la vuoi dare? Basta, non si fa più nulla, me ne vado. Ora mi ha proprio cominciato a martellare i timpani con questi occhiali. Tu mi porti anche iella, ci si vede. Va via, tu per la tua carriera e io per la mia. Non ti voglio più vedere. No, non te lo dico più. Giuro, giuro, proviamo subito, subito. Non ti arrabbiare, vieni, vieni, guarda, amore mio. Io sono già in posizione. Tira, amore, tira. Tanto una madonna di compagni deve tenere una mano in testa. Quella lo sai che non è colpa tua, che quella è l'arteriosclerosi. Tira, tira, basta che non ti arrabbi. Per quanto sapessi come sei bello quando ti arrabbi. Sai che mi ricordi? Mi ricordi la prima volta che ti ho visto, al circo, a Mergellino. Io tenevo 16 anni. Com'eri bello, l'infallibile Morgas. Come mi piacevi. Mi innamorai subito, subito. Te lo ricordi, Pietro? Eppure penso, amore mio. Papà è impiegato al comune, mamma professoressa di pianoforte, borghesi e tutto. A me poi ci tenevano tante, io ero pure figlia unica. Pensa che dolore quando tu mi hai rapita. Rapita? Che t'ha rapita? Ci sei venuta perché ti piaceva? Ma io ero innamorata. Innamorata? E che ti sfriccicava la frullassera dell'avventura, altro che innamorata. No, Pietro, no, quello era proprio amore. O Saturni, e basta! Insomma, ti cadi con codeste scimitezze e si deve provare. Nervosire, non lo vedi? Come è andato ora il tiro, Saturnia? Male, amore, male. Ma come male? Io ho tirato giusto, porca vacca, sono sicuro che tu ti sei mossa. Di' la verità, Saturnia. Io ho tirato giusto. Saturnia. Saturnia. Oh, Saturnia. Ma che maniera è?
che si fa così? Secondo Oltello non l'ho sbagliato mai. Amore, 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 amore mio. Sono scherzi da farsi, onesti. Ora dovrò trovare un'altra partner per domani sera, io. Accidenti alle donne, accidenti. Marchesa Mandelli Guidi. Marchesa. Professor Portabella, docente diritto canonico. Marchese. Mammina, non suonarla, voi Rosina non c'è. Sì, Ornella, vai. Ornellina, chi è? Non lo so, non c'era nessuno. Non ti muovere, se ti muovi ti ammazzo. Lasciami, fammi andare via. No, resta qui. No, voglio uscire, lasciami. Lascia le porte. Voglio andarmene. No. Sì, voglio... Lascia le porte. Ma che lampione. Tu, fammi andare via. Ma sì, è comportato. Io ti odio. Un poco tempo. Lascia le porte. Vieni là, avanti. Voglio andare via. Sì, ma vuoi fare uno scandalo? Sì, non voglio più vedere. Così. Via, ti odio. Avanti, non fare storie, no, che ci posso no, me l'avevano detto, ma io non ci ho voluto credere. Scandali, rientra dentro. Sei un vizioso, anche se ti senti un uomo superiore. Cretina! Oh, Raffaele, mi hai spaventata! Se c'è uno che ha il diritto di spaventarsi, anzi di meravigliarsi, questi sono io. Perché ti sei messo quel ridicolo vestito? Perché? Perché gli stivali si sono rotti, ho dovuto mandare dal calzolaio, saranno pronti mercoledì. Posso prendere il frustino se vuoi. Disgustoso. Non hai il minimo senso del costume. Un mavinavetto col frustino. Ma che ne so, con tutte queste pagliacciate che mi costringi a fare. Mi sono messa questo perché lo credevo uno dei tuoi preferiti. Se poi ti è venuta l'idiosincrasia per la marina, avvertilo. Lo so, il matrimonio è difficile. Non vedi intorno a te, calilli, che cimitero di vite matrimoniali. Solo pochi esistono. E sai perché? Sempre la stessa minestra, sempre la stessa minestra. O tu poi non sai fare nemmeno la minestra. Perché? Salata? C'è una percentuale di cloruro di sodio maggiorata dell'80%, quindi fa schifo. Ed è fredda, come un cadavere. D'altronde, come posso sperare che tu capisca la logica dei miei ragionamenti quando ho prove continue della tua incapacità ad operare l'organo chiamato cervello? E non ho ancora risolto il dilemma. Tu ti limiti a non pensare o hai solo una limitata capacità di pensare? Quando, ad esempio, apri l'aria condizionata e lasci la finestra aperta, io mi domando, come spieghi un'azione così sciocca? Le cellule cerebrali, la meninge, insomma, com'è che non t'avvertono, scattano, non entrano in funzione? Piantala, Raffaele! Adesso sono proprio stanca, non ne posso più di questi ridicoli costumi da ballerina
di quart'ordine, di fare la baiana, la cavallerizza, il marinaretto. Basta! E che diamine, sentirsi dare le raccatine dalla mattina alla sera vestita pure da marinaretto è una cosa da impazzire! Perché poi, quando mi guardo allo specchio, trovo pure che hai ragione, mi sento un'idiota vestita così. Ma la colpa è mia, che ho cercato di seguirti nelle tue manie. E invece vuoi sapere una cosa? È proprio quando ti seguo che mi sento irrimediabilmente cretina. Che cosa guardi? Sì, mi metto le calze nere, sì, quelle che tu trovi orribilmente banali. E lo faccio apposta. Attento, sai, perché non si può mai sapere che può arrivare una donna che si sente dire continuamente cretina. Ma non sono io che te lo dico, Lillina. Sei tu che sei cretina. Raffaele, basta! Non prendetela, è una disgrazia. Che so io, come un virus. Che cosa ci vuoi fare? Attento, Raffaele, non esagerare. Ma non credo. Te ne accorgerai molto presto che io non sono cretina come tu mi dici e mi ripeti tutti i giorni da che ci siamo sposati con la speranza di convincermi. Ullala. Riesci solo a esasperarmi. Non capisco perché tu ti accanisci tanto contro l'evidenza dei fatti. La tua cretinaggine è assolutamente inconfutabile. Comunque, se vuoi, posso dimostrartela un'ennesima volta. Vai a prendere il dentifricio. Cosa? Vai a prendere il dentifricio nel bagno. Quale dentifricio? Non capisco, cosa c'entra di dentifricio? Ma sì che lo capisci. Ma no, cos'è? Un'altra delle tue bizzarrie? Andiamo, non fare la stupidina, su. Vai a prendere il dentifricio. Che idiozia, che significa? Va bene, se preferisci vado io. No, no, cosa c'entra? Se insisti ci vado, ma mi sembra una sciocchezza. Non ha senso mandarmi a prendere il dentifricio proprio adesso che stiamo mangiando. Non so, vero, è la follia. No, non quello. Quello che sta nel bagno. Oh, ho capito, Raffaele, adesso lo prendo. Pronto per me. È puerile, semplicemente puerile. Vieni, vieni, senti. No, vieni, vieni, accomodati, siedi. Prego, siedi. L'odore di mandorle amare si distingue benissimo. Non ti pare curioso in un dentifricio che notoriamente sa di caramella? Amore mio, se vuoi adoperare il veleno che sa di mandorle amare, il più elementare discernimento ti dovrebbe consigliare perlomeno un dentifricio alla mandorla, per sperare che io non lo senta. Guarda, Raffaele, ti giuro che non capisco. No, tesoro, non devi essere infantile anche se sei cretina. Questa volta mi capisci benissimo. Hai deciso di uccidermi col veleno nel dentifricio. Idea che, per quanto molto imprecisa, presenta una sua originalità. Prima sciocchezza, tenere sotto il cuscino il libro giallo morte nel bagno, che avevi già letto un anno fa, e che evidentemente ti ha ispirato l'idea. Seconda, questo dentifricio alla caramella, per parlare solo delle più evidenti. Tu queste cose non le puoi fare, amore mio, perché tu sei cretina, mentre io sono intelligente. Ti sopravvaluti, Raffaele. E sì? Vuoi che non sappia che dal 14 gennaio 1962 tu sei l'amante di Peruini? Il mio assistente col ciuffetto? Che è cretino quasi quanto te? Lo so benissimo. Ma Raffaele, che cosa dici? Io ti giuro che... Andiamo, non cominciamo col classico balbettio dell'adultera. Vi vedete due volte alla settimana, Piazza Indipendenza 103, alle 5 del pomeriggio. Ed è lì che avete fatto questo piano, cretino. Io ti seguo con interesse, Lillina mia, con affettuoso interesse. Volevo proprio vedere come se la cavava la mia cretinotta. Ridicolo. Poi io dico, è lecito anche essere sciocchi, ma non bisogna abusarne. Ti prego, ti supplico, basta! Mi prendi una banana per piacere, ho ancora un po' di appetito. Il pasto è stato così frugale, è inaccettabile. Ecco, ora piange. Piange. Non regge il colloquio, figuriamoci il delitto. Ma occupiamoci di cose serie. Vediamo di risolvere la mia partita. Dove ero rimasto? Scacco a re. È proprio il caso di dire, mi sono fregato con le mani mie. Sono il mio unico avversario temibile. Ah. Raffaele. Ai, ai, ai. Raffaele,
Io capisco che ti secca un po' il fatto del veleno nel dentifricio, lo so che è brutto, ma l'idea non è mica stata mia, lo so, lo so. L'ingenuità con cui mi hai fatto fare l'assicurazione sulla vita 3 mesi fa è classica di Peruini. Ingenuo, avido e cretino, diffida degli uomini col ciuffetto. No, dimmi per curiosità, come pensavate di sbarazzarvi del mio cadavere? Raffaele, ti prego, non posso! Ma ti prego, dimmelo, mi diverte? Come pensavate di far sparire il mio cadavere? Dimmi! Noi pensavamo di metterti in macchina e fingere un incidente dando fuoco a tutto. Ma tu naturalmente la troverai un'idea cretina, come al solito! Ma perché, amore mio, ti metti in queste avventure? Con Perrini, poi. Un assassino, un vero criminale, deve essere un super intelligente, uno scienziato, quasi un genio. Perrini non sa fare nemmeno a memoria, che so, il calcolo algebrico della disintegrazione dell'atomo, quanto di meno adatto come complice. Andiamo. Uccidere me è facilissimo. Tu mi dici, Raffaele, ho finito la legna per il caminetto. Ti prego, vanne a prendere in cantina. Io vado. Tu mi sviti il terzo gradino. Col mio piede nella penombra non vedo il gradino svitato e casco. Lì tu, che per quanto cretina, se vuoi fare di queste cose un minimo di coraggio lo devi avere per forza, prendi la mia pistola, che come sai è nel terzo cassetto della mia scrivania, mi spari alla testa e mi seppellisci in cantina. Dopodiché metti a quell'imbecille di Perrini un mio cappotto, un mio cappello e un paio di baffi e partite per il Sud America. Raffaele, sei un mostro. Invece di dedicarti a considerazioni così idiote, dovresti accorgerti che al mio piano manca uno dei pilastri fondamentali del vostro progetto, l'assicurazione. Date retta a me, lasciatela perdere l'assicurazione, quelli non li freghi. È statisticamente provato che non li freghi, prima di pagare di scorticano viva. Al contrario, tu fai prendere a Perrini tutti i miei appunti sul nuovo libro di fisica nucleare che sto preparando. E in Sud America quell'imbecille li pubblica, guadagnando molto di più dei 4 soldi dell'assicurazione. E inoltre questo gli assicura delle rotte. Queste sollecitazioni sessuali da bassa truppa mi irritano. Smettila! Come vuoi. Come dicevo, i miei appunti gli assicurano ottime offerte di lavoro, anche se di breve durata, perché dopo un po' si accorgono che non è farina del tuo sacco e lo cacciano come si merita, cioè come un perfetto imbecille. E non hai nemmeno considerato l'eventualità che, pur essendo cretina, io ho bisogno di te. E il giorno che mi avessi abbandonato, avrei potuto uccidermi da solo. Andiamo. Andiamo? Su, coraggio, vieni, Lilli. Prendi i guanti, altrimenti possono rimanere delle impronte. Brutte. Ma Raffaele, che cosa vuoi fare? Vieni, Lilli, vieni. La pistola è qui, sulla mensola, vicino alla nicchia della luce. Il 4° l'ho svitato io per dimostrarti. Ecco, guarda, non si vede affatto. Sarei caduto come un cretino. Ora non casco. Potrei anche farmi male, francamente. Accidenti alla lampada. Continuano ad appenderla qui sulle scale. Forse me lo fanno apposta. Ecco, più o meno sarei caduto qui. Oh, la fossa ve l'ho già scavata io. Se no voi col panico chissà cosa aveste combinato. Sai le cretinate. Infila i guanti, Lilli. Prendi la pistola. Attenta che è carica e senza sicura. Stupidina come sei, potresti spararti su un piede. E adesso calma, che questo può essere davvero un delitto perfetto e non quella scemenza che avete pensato voi. Avanti, Lilli. Prendi la mira e spara. Spara, Lilli. Adesso non ti sparo più! Silenzio a te, mi hai tolto pure questa soddisfazione!
male, ti odio! Neanche ucciderti mi hai lasciato, ti odio! Anche in questo trattata come una cretina! Neo sicuro, Lili, 99 probabilità su 100. Col delitto perfetto preparato tu non avresti spavato. E sai perché, Lili? Perché sei cretina. Tu eri sicuro che non avrei sparato? Hai preparato tutto questo ed eri sicuro che non ti avrei sparato? Ma certo, matematicamente sicuro, Lili. Raffaele! Raffaele. Raffaele. Viva! Ma come non sei morto? E io ho sparato, perché non sei morto? Ma la Palissiano ha caricato la pistola a salve. Conoscendoti, oh, non potevo escludere la probabilità che avresti spavato. Ricordatelo sempre, Lili, la cretina sei tu e non io. Non chiamarmi così, ti odio! Guarda, ti odio! Fossa morbida. Nella tomba, Non voglio se morto! Così vi piace la mia piccola assassina, infuriata come una tigrotta! Non voglio, lasciami! Sei tanto riposante per me. Così deliziosamente cretina, la mia Lili. Baciami. No, hai anche la bocca sporca di sangue. Non preoccuparti, Cava. È Sherry. Sono venute bene quest'anno le ciliegie. Signore. Senta, signore. Chi è? Chi mi vuole? Sono io. Signore, per cortesia, aiuto. Che ce l'hai con me? Sono qui, dietro di lei. Oh, guarda che io ti sento, ma non ti vedo. Guardi qui nell'ascensore. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiama il portinaio, per favore. Perché? Sono nudo. E non ti vergogni? Brav'uomo.
Mario, Micheli, lesto, lesto. Rosì, Antonie, si batte giù un po'? Mamma è pronto là. Lesto, che tale? Lesto, va là. Ancora così state? Lesto, che te ne tagli alla scuola. Rosì, beh? Io oggi alla scuola non ci lì, mi fa male gli piedi. Ah, allora la cartella me la porti io. No, tu ieri te l'hai portata. Non importa, tu la porti sempre. È buono? È stato un buono? Mamma, guarda, la faccio. Ma porca matina, volete sta zitta? Zitta, zitta, mamma, ecco. Ecco, bello, bello. È stato zitta, che hai svegliato papà. Ah, ti fai le bottiglie d'acqua minerale, che non è un buono mestiere, figlio? Marito, di che ti ha detto, Antonio? Se non me ne scappavo, mi faceva nero. Che bestie che sono. Sono uomini, ci vuole pazienza. Più rispetto per chi dorme. Destino infame. Quando non ti puoi svegliare bene, manca a casa tua. Possibile mai che questa è un'epoca che uno manca si sveglia deve sentire andare? Uno ha ancora le ceruelle antronate dei suoni e sa canta. Antonia de Pozzi, nasci da te tutta la razza fra Giacomo. Ma pare meno cuccia la matta, mi pare. Più debito teneva e più cantava. Che vuoi? Le garzoni. Alla femmina bisognerebbe cucirci la lingua appena che nascono. Se nascessero addirittura senza lingua sarebbe ancora meglio. La camicia. Che fai? Te la piglio pulita. E chi te l'ha ordinato? Che siamo diventati signori tutti insieme? Che se cambiamo la camicia così senza ragione? O fosse uno da Pasqua e non me lo so accorto? Voglio la camicia mia, quella che porto sempre. Ecco, sta qua. Fosse che tu fossi montata alla testa, tu. Oh, sto mese è la quarta volta che ci riprovi. A me mi sa tanto che me lo fai per farmi arrabbiare. Se no mica me lo spieghi se sto fatto dalla camicia pulita. Don Cesare, voi sapessi, stamattina gli è andata a raccogliere olive. Se la va a raccogliere da solo, che è finito il tempo della schiavitù. Allora puoi venire a lavorare al campo nostro. E quella ci vuole il coraggio tuo a chiamare al campo. Quella è un fazzoletto di pietra che pare che gli hanno dato l'asfalto come la strada del sole. Ha portato la dote. Manca la grava ci riesce a campare. Là se ci nasce un filo d'erba fra serci e serci e così anemica... che ti fa venire pure una malattia. Va a finire che mi tocca fare l'iniezione ricostituente pure alla capra. Andate a lavorare voi altre femmine che non ci avete da fare niente tutto il giorno. Noi altri uomini dobbiamo difendere i nostri diritti. E se Don Cesare oggi non si mette d'accordo, siamo capaci anche di non lavorare per tutto l'inverno. Dammi un po' 500 lire. 500 lire? 500, 500, che se ho detto 400, si è diventata sorda se fossero urtate al mondo. Oh!
Ci vorrebbe pure che le femmine si mettessero a contare i soldi in saccoccia al marito. E ricordatelo sempre che a casa mia le garzone l'ha portata mia nonna, le garzone l'ha portata mio padre, e fino a che campo per la mastella le garzone li porto io. La camicia pulita. Chi ci posso pensare? Salutaci, Giovanni. Salute. Ah, la femmina. Mannaggia. Ma perché uno si sposa? Mannaggia. Peggio guai e non potevamo passare. Mannaggia. Ma io dico, quel giorno non mi potevo fermare. Ero pure testimone, mi stavo vicino. Quando Don Fulgenzi mi ha detto, sì, contente, ma dovevo suggerire, no! E gli figli? Mannaggia. Quella sera ce ne potevamo stare tanto bene all'usteria a giocare a 3-7. E invece siamo da casa e abbiamo fatto gli figli. Quale sera? Noi sempre là stavamo. Tu quante figlie ti hai? 4. E a 5. E quella 5 sera è stata chiusa. No, 4. La morte della buonanima di Siconcetta. Il matrimonio del figlio. Il 1° di maggio. La disinfuzione e il giorno dell'elezione. I so 5. E i 5 figli tengo. Vedi come torna Nicola. E allora io perché ne tengo 4? E perché si vede che a te una botta t'avrà fatto cilecca. E mo' all'usteria ci hanno messo pure la chiusura obbligatoria settimanale. Mannaggia. Noi dobbiamo da fare clamare al comune. L'usteria non deve d'aiuto mai. Quello è l'unico conforto per un padre di famiglia. Almeno la sera torna a casa ambriaco. Sì, però la famiglia ce l'hai lo stesso. Va bene, ma quando sono ambriaco non ci pensa più. Diamo Nicolì che a noi sono le femmine che ci arruinano. Salute bene. Ehi, compà. Salute. E siamo arrivati a nata giornata. Come la sei passata la nottata? E io dormo sempre, se devo che mi preoccupare. Si è raggiunta la pace del senso, compà. La terra è tosta. Dando l'altro anno un sacco di grana a testa ce l'ha data. Ma non potevano venire Franceschi e Salvatore? Con loro lavorare le gambe nostre e non disonore? Zitto, va, lavoriamo, che alle 11 devono andare lo professore a fare una bucata. Quattro soldi devono entrare da qualche parte, no? Che non parliamo a fa. Lavoriamo, ah. Pietere, aiutami la vasta presa. Che schifo di terra. Che c'è, sta Salvatore? Buongiorno, già state tutti quanti in ufficio, eh? Purtroppo manca il lavoro, Don Furgesta, ma discuto per vedere che se può fa. Invece di discutere, perché non andate a raccogliere l'uva a Don Gesere? Che mi hai dato caramelle? Per una questione di principi. Ah, ancora perché le 100 lire? Porta qua il tubo, favorito un goccetto, Don Furgesta. No, grazie, di mattina non gradisco. Beh, certo, non è buono come quello della messa, eh? Salvatore. Perché non ce lo dite voi a Don Gesere? Magari domenica mattina alla predica. Ce lo potete dire? Che quelle 100 lire sono proprio sacrosante. E ci potete dire pure che è un grande farabutto se non ce lo dà. Noi siamo bisogno di faticare. Se c'era lavoro stavamo a aspettare lui. Quel figlio di ladro è ladro lui medesimo. Con rispetto parlando, Don Fulgenzi. Quella è più capatosta di te. E la mia non è tenera. Salvatore, io per l'appunto ti ero venuto a cercare per fare un lavoro. Ecco. Ma quello, insomma, è un lavoro per uno. Comunque, se volete, potete venire in due. Io di più non posso fare. Ah, sì, sì. Vorrà dire che, anziché scaricare solo le botti, non so, mi darete pure una mano a pulire la cantina. E dato sì che ve ci trovate, non so, mi potete travasare un po' di vino. E casomai mi spaccate pure la legna. E che c'ho, che se ne è niente. Allora volevo andare? Chi è che viene? Ma quando? Mo subito, Don Furgè? E subito sì, e quando se no? Don Furgenzi mia, ma che si fa così, all'improvviso? Avessi detto vediamo, a domani, ripassa, ma non è possibile, stiamo imbicciati con questa discussione, Don Furgè, dobbiamo risolvere il fatto delle 100 lire. Ma sono 3 mesi che è stata discussa. E non l'avevo mica risolto, però. Ho capito, non ci va venire. Sì, ma mo come faccio, non posso mica abbandonare, vediamo se c'è qualcuno un po' più libero. C'è nessuno qua che non c'ha niente da fare, che Don Furgenzi farebbe guadagnare una buona giornata? E quando sarebbe? E mo, subito, quando ci vuoi andare? Ah, ma credo io. Beh, insomma, io me ne vado, fate un po' voi. Sì, non ti preoccupare, sa Don Furgenzi, mo ci pensiamo noi. Don Furgenzi ha ragione. Qualcuno ci deve andare. Insomma, pensateci e decidetevi. Intanto noi continuiamo la discussione. Posso pigliare le carte? Uè, Luigi, facci un discorso. Amici!
Concittadine, rumane, ascoltate a me per la mia causa e tacete, a così potrete ascoltarmi meglio. Bravo, Luigino, parlava d'asta, come la scrivo. Non è che porta da discutere se già si fa venire il bracciato della Valletta per ricogliere l'oliva. Quello della Valletta. Qua se non lavoriamo noi non devo da lavorare nessuno. E anche se fosse, sai che ci facciamo? Ci mettiamo d'accordo con quello della Valletta e ci facciamo scoppiare un bello sciopero generale. E poi questo sciopero che ci accucchiamo? Che ci accucchiamo? Che non ci vuole lavorare nessuno, voglio vedere poi. E mo che stiamo facendo? Ma quanti signoranti, Nicolina mia, sa. Adesso non lavoriamo perché aspettiamo il lavoro. A domani noi scioperiamo e quindi non lavoriamo per principio, che è tutta un'altra cosa. Siamo tutti cagasotto. Sì, chiacchiera tu. Ad ogni modo, Francia e Spagna qua non si magna. Salute. La vita non conviene più di piantarla. Quando bene bene ti ci si è ammazzata, arriva una grandine e ti arruina tutta la bella fatica. E allora non conviene più manca piantare la frutta. E io apposta sono eliminato tutto. Se non è una malattia, solo das o è la grande. Poi col tempo non ci si capisce più niente, è diventato come Arguer. Pete, saluto. A dove? Vado un momento da Semenguccio. Ma che c'hai da fare? No, ci dà già di una cosa. E quando ci vediamo? Beh, dopo vado a mangiare, che ci metti 5 minuti. Buon appetito. Andiamo a fare sta penitenza. Ma porca mattina, di tutta la via, ti metti a camminare dentro agli fossi. No, scusi, era solamente per un'informazione. Sa sì. Dove è il Casaldinardo? Deve essere vicino Fontana Nera. Sta vicino a Fontana Nera. Appunto, sì. Va sempre dritto, fino al Crocevia. Ah. Lo conosce il Crocevia della Madonnella? Vento poi sbagliato, che ci sta una fontana. Che prima non ci stava, poi ce l'hanno lavata e poi ce l'hanno rimessa. Ma era meglio che non ce la mettevano. Tu ti metti, facci fronte a sta fontana. A sinistra ci sta un boschetto, chiamato il Maglione. Quello non le devo considerare. Invece giri subito a destra e ci sta una casa rossa. E sarebbe il Casaldinardo? No, quella è la casa di Peppe gli Sciancate. Che siccome teneva la mania per la caccia, si faceva sempre il cartuccio da solo. Un giorno gli ha scoppiato tutto e si è rovinata una zampa. Pensa se le piavano occhio. Ma le chiamavano Peppe Guercio. Dopo sta casa rossa, ma tu fossi il figlio di Nicola? Nicola chi? Nicola Di Nardo, il fratello di Rocco. Quello che c'aveva a Roma in figlia a studiare in seminario da prete. No. Che poi si è spugliato e mo si è messo a fare professore. No, 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 guardi, non lo conosco neanche. Non sei tu il professore? No, se le dico di no, ma mi dica piuttosto, dov'è questo casale di Nardo, lontano? E che ci vuole? Dopo 200 metri, trovo un punticello di legno, ci manca qualche tavola, ma con la macchina ci passa benissimo. Passato il punticello, ci sta un cancelletto. E sarebbe il cancello del casale? No. Quello è il cancelletto delle Moniche. Vedrai che ci sta scritto cave cane, ma che vorrebbe di attendere al cane, ma siccome il cane non ce l'hanno più, non ti devo impressionare. Beh, vabbè, cave cane me l'abbiamo capita. Adesso sì. Mi dica dov'è il casale. E come? Te lo sto dicendo, no? Ma niente, tu cercassi a Rosetta? Ma no, Rosetta chi? Rosetta Di Nardo, quella un poco bruttarella che la chiamano Rosetta la Gramigna. Sei il fidanzato? Ma che fidanzato? Sia gentile. Mi dica dov'è questa Fontana Nera. Sta vicino al casale Di Nardo, ma se non sai dove sta Fontana Nera, tu come ci arrivi al casale? O mi hai fatto perdere il filo. Dove eravamo rimasti? Al cancelletto delle Monache. Quello ne le devo considerare. Attento, mo. Hai visto dove Urgeni Civile ha fatto il casotto dell'acquedotto degli Aurunci? Ma come l'ho visto? Non ce l'ho mai stato. Ma come non l'hai visto? Un bel casotto, tutto in cemento. Ah, no, no, guardi. Ma com'è possibile? Beh, mo che passi lo vedi. Ma se non l'hai visto, come faccio a spiegarti, mannaggia? Beh, insomma, mi dica più o meno qual è la strada per arrivare a sto benedetto casale di Nardo. Sì. Ma perché? È successo qualche cosa? Dove? Al casale di Nardo. No, guardi, lasci perdere, domanderò l'informazione a qualcun altro. Ma come, te lo sto a spiegare io, ma lo vuoi domandare a un altro? Te lo potrebbe insegnare bene anche Saverio il cantoniere. Se vuoi te lo vado a chiamare, ma datesi che è un po' turdo orecchia prima che vi spiegate se è fatta notte. Allora, cerchi di spiegarmelo lei prima che cali la notte. E che ci vuole? Dopo il casotto dell'acquedotto ci sta una casa tutta bianca. Che non è sicuramente il casale di Nardo. Ma che è colpa mia? Quelli sono andati a costruire lo sprufon. A ogni modo è anche mancanza di ignoranza, perché sapendo che arrivava il professore ti potevano mandare qualcuno incontro, no? Ma quale professore? Lei, no? Ma se l'ho già detto che non sono il professore. Ma che ti vergogni perché ti sei spugliato? Se non hai sentito più la vocazione hai fatto bene. L'importante è che in chiesa ci vai lo stesso. A ogni modo, dopo la casa bianca la strada è interrotta. Lasci la macchina. Ma molto caspita va, non ce l'ho manco spiegato. Come è diventato nervoso sto professore, sa? Se n'è andato pure senza salutare. Va a far studiare i figli, va, invece di fargli zappare. Viva a casa, magnene, biastemene e arrivava all'osteria. Beh, mo stanno stranite per il fatto dell'ulivo da Don Cesare. E so uomini, non lo possono subire prepotenza. Prepotenza? Se Don Cesare non lo vede?
Tanto a noi sa, c'è sempre mancata che cosa. Ma 100 lire sono un chilo di spaghetti, perché ci devono rinunciare? Non ho per gli figli. Quante discussione, troppa mi pare, eh. Chi non ci sono manco tanto abituato a sta discuto. A forza di pensare non ci venerà una malattia agli capo. Andiamo a scendere, andiamo a scendere. Compà, che ci stiamo a fanzonno? Io metto un carico. Il carico pure io con la matassa. Dice 11:21 e 24:45. Il figlio con la cavalla, no? Scusa un momento. Perché non sei preso con la cavalla? No, ma mi devi spiegare perché non sei preso con la cavalla. Ma porca madina, perché la cavalla non ce l'ho? Ma come, se mi sei fatto il segno? Io? Tu sei grattata la orecchia, vuol dire che ce l'avevi, no? Ma io mi sono grattata la orecchia perché ci tengono un po' di celle. Ma allora con te non ci si può giocare più. Non ci si capisce più niente quando ti gratta per fargli segno, quando ti gratta per gli pedicelle. Volevo giocare o stiamo a scherzare? Vabbè, giochiamo, tanto siamo persi, te. Certo che se teneva la cavalla stavate ancora in partita. Ma ci voleva Giovannina qua. Ma tocca giocare con sto rimbambino. Yoga, yoga. Quella sì che era sverta, botta risposta quando faceva zumbare a briscola. A forza se ne è ito e ha fatto pure i quadrini. Mo si è accattata pure la Fiat 500. Perché il filo d'Antonio lo scarpare non si è batta la furfanda quella tedesca? Tutto si sono sistemato e noi per 100 lire qua non ci risolvemo. Tu che dici di fa? Famo la rivincita. Ma io non parlavo di questo, parlavo dell'olivo di Don Cesare. Ce sento, voglio le 100 lire. Stavolta Don Cesare chiama quello della Valletta. Io un'idea ce l'avrebbe. Ma dovremmo essere uniti. T'avesse illuminato la Madonna. Andiamoci a scrivere tutto quanto agli comunisti. E con questo, che cavolo risolviamo? In primis, occupiamo la terra di Don Cesare e guai a chi si avvicina a cogliere l'oliva. In secondo, e mi pare la cosa più importante, potremmo menare Don Cesare anche su un piano politico. Allora meglio lo missi. Perché? Chi ne sono deciso, vanno fino in fondo, come disse Mussolini nella dichiarazione di guerra. Ahi, combattendo, combattendo, siamo rimasti a sede per terra. Tu ne sai qualche cosa, eh? Oi, che bell'aria, oi, che bella serena, che bella notte per rubare le donne. Che bella notte per rubare le donne. Nicoli. Oh. Sei ricchissimo. Tocca qua. Chi ha rubato donne non si chiama ladro, si chiama giovinotto innamorato. Si chiama giovinotto innamorato. Buonanotte, buonanotte. Fiore di zucca, la donna innamorata è mezza matta. E quando che è sposata è pazza in tutta. L'acqua fa male e lui ne fa cantare. Dio te benedica. Ti piace Sofia Loren, Nico? Mannaggia. Per quanto, per essere proprio il mio ideale? È un pochino troppo magra. Perché tu sei un depravato e un incompetente. La femmina vestita ad essere una fronna, spugliata ad essere donna. Ma tu la sei sentita mai come dici ti amo questa? Ti sente tutto il sangue che ti si arruiglia, ti si infoca e ti arriva fino alla punta delle orecchie. Se femmine nostre sono proprio selvatiche, sante, sanno di niente. Io ci sono provate 3-4 volte a farci la dia Antonietta, ti amo. Non le sanno proprio a dire. Ci sono dette state zitta, di niente che è meglio. Certo è un bel pezzo di Marcantonio. Insomma. Ma tu mi devi spiegare perché non ti piace. Ma in mancanza di meglio. C'è difficile, sa. Sofia. Ma vorresti sposare? E tu sei già sposato. Nicoli, ma te la vuoi andare a piangere contro piede per piacere? Addio, Sofia. Buonanotte, ci rivediamo qua domani sera, alla solita ora. Domani cagnano cartellone, fanno deserto rosso con Monica Vitti. E ben ti sta!
Buonanotte, Salvatore. Salvatore, finalmente la sua trovata e va via da casa. Che devo da fare? Me ne devo riannare? Qualcosa. Siete ondata grassa. Salvatore. Bella non ci sei mai stata, ma perlomeno erano un poco più aggraziata. Salvatore, mo che vai truendo? Guarda. Stanco, piantalo, che guardi, che sto, Prucinello io. Tu si muovi.